Vertenza Castelfrigo nel Modenese, accordo tra azienda e regione per assumere tra i lavoratori licenziati in autunno. Interrotto il blocco dei tir davanti ai cancelli. Svolta nella vertenza Castelfrigo, l'azienda di Castelnuovo Rangone nel settore delle carni. Si interrompe il blocco dei tir che durava da qualche giorno, ma il presidio di protesta davanti ai cancelli per ora rimane in attesa di nuovi incontri. Lucia Volta. Se la Castelfrigo ha bisogno di operai, deve reclutarli tra i lavoratori che sono stati licenziati in autunno dalle due cooperative che fornivano manodopera in appalto all'interno dell'azienda. Una svolta importante, quella che è arrivata nel tardo pomeriggio di venerdì, dopo un lungo incontro in regione a Bologna tra i vertici dell'azienda di Castelnuovo Rangone e l'assessorato alle attività produttive. I dettagli sono ancora tutti da definire, ma nella sostanza si tratta di una marcia indietro dell'azienda, che aveva assunto tramite un'agenzia interinale alcuni lavoratori disattendendo gli accordi di dicembre. La vicenda però non si conclude qui. Martedì in regione è previsto un nuovo incontro tra sindacati, Confindustria, Confartigianato e Lega Coop. In ballo ci sono i destini di una sessantina di lavoratori, 127 quelli che avevano perso il posto, solo 52 quelli riassorbiti dopo un accordo separato con la CISL. Dal 19 dicembre davanti alla Castelfrigo un presidio di lavoratori appoggiati dalla CGL non ha mai abbandonato la postazione. C'è stato anche un lungo sciopero della fame. Le ultime notizie hanno ridato speranza e interrotto il blocco dei tir in entrata e in uscita dall'azienda che durava da 4 giorni. Ma il presidio di protesta continua perché il sospetto è che proprio qui dove è nato il sistema cooperativo si sia in parte corrotto, dando vita a false cooperative che dopo un paio di anni chiudono i battenti lasciando lavoratori per strada e tasse mai pagate.